A tutti noi. Della Sindone ci sono sicuramente tante copie in giro per il mondo, ma c'è una copia però che ha qualcosa di molto singolare, di molto particolare e che si trova ad Arquata del Tronto, nella chiesa di San Francesco, in provincia di Ascoli Piceno. Andiamo a scoprire questo meraviglioso e anche misterioso oggetto di devozione popolare. Ci troviamo a Borgo di Arquata del Tronto. In questa chiesa, dedicata a San Francesco, conserviamo la preziosa immagine della Sindone che avvolse il corpo di Cristo. Questa immagine veniva esposta nei momenti di grandi calamità e nelle risoluzioni conciliari si parla che il popolo, per rispetto, accendeva 100 candele. Questa Sindone veniva conservata in una teca. Fu donata dal vescovo Bucciarelli nel 1633 come ricordo della sua permanenza di vicario generale della diocesi di Milano. In un documento, il mio possesso, viene espresso come sia stato composto il lenzuolo. Fece compasciare sull'originale la stoffa, però non viene detto come sia risultata l'immagine, che è perfetta nel suo insieme, ed è sottoscritta da alcuni vescovi, tra cui ricordo bene il vescovo Albensis, il vescovo di Alba. La Sindone veniva ripiegata e chiusa con doppia chiave, di cui una teneva il parroco e l'altra teneva il responsabile, il vicario foraneo della zona, che venivano aperte solo in queste circostanze di particolare gravità, anche in occasione di persone malate in modo grave, si esponeva per avere la grazia della guarigione fisica e anche spirituale. Ora, da un punto di vista teologico, noi andiamo al di là dell'aspetto estetico, l'aspetto formale, perché purtroppo abbiamo perso il significato della simbologia, ma la persona, diciamo, che ha una certa competenza ammira non soltanto l'aspetto, diciamo, estetico, ma va al di là nell'aspetto trascendentale, nell'aspetto spirituale. La divina proporzione che troviamo in Michelangelo la possiamo trovare anche in questa Sindone. L'immagine di Cristo sembra proprio reale. Ci resta questo punto interrogativo: come sia riuscito l'autore o chi per lui avere questa immagine così vivida, così pregnante di significato, quasi che ti parla. Siamo tutti consapevoli che viviamo in una società definita liquida, senza punti di riferimento certi, per cui tutti abbiamo bisogno di avere degli spazi di silenzio, di riflessione, di meditazione e per noi credenti di contemplazione. Per cui, quando ci troviamo di fronte a questa immagine così pregnante di storia, di arte, ma per i credenti di fede, ci sentiamo commossi, perché è un qualcosa che interpella la nostra persona, che parla nell'intimità della coscienza. Guardando queste immagini possiamo dire, dall'oscurità della nostra mente, dai rapporti interpersonali negativi che abbiamo con gli altri, riacquistiamo la nostra dimensione di persone in cerca della verità, il credente che, vedendola, matura la propria fede in un modo più consistente e più fondante della propria vita personale, familiare e sociale. È innegabile, siamo in presenza di qualcosa di misterioso che suscita in chi guarda, in chi ammira questa Sindone di Arquata, qualcosa di spirituale.